Allora, siamo a Piazza del Popolo, ore 13 e 17, 13 e 18 del fatidico 18 dicembre 2013. Il movimento dei forconi è dunque arrivato a Roma e ancora ci sono poche persone, si stanno assemblando, saremo a circa 2000 persone in questa che è forse una delle più grandi piazze di Roma e che può contenere parecchie decine di migliaia di persone. Siamo sotto al Pincio e oggi è quindi mercoledì, coordinamento 9 dicembre Luca, e qui insomma si sta aspettando, ecco, vediamo qui una parte del coordinamento, stiamo aspettando che inizi alle ore 3 quello che è ufficialmente il raduno. Vediamo degli striscioni, per esempio italiano spegni la TV, accendi il cervello, coordinamento 9 dicembre di Trani. Poi abbiamo anche altri striscioni, abbiamo già lì alcune emittenti televisive, vediamo Sky, abbiamo altre sparse, anche noi siamo arrivati qui da pochi minuti, anche perché mancano quasi due ore, poco meno di due ore all'inizio della manifestazione ufficiale. Lì vedete appunto via del Corso, il tridente, tritone, via del Corso al centro e via di Ripetta, sì, a destra, con le due chiese gemelle di Santa Maria e Montesanto e Santa Maria degli Artisti, e con le camionette della polizia, i blindati. Per il momento sono soltanto due da un lato, due dall'altra, e forse ne vediamo un'altra a via del Babuino. Speriamo che comunque non ci siano scontri, anche perché qui siamo circondati da opere d'arte e vederle rovinate, queste opere d'arte da millenni, insomma, è un vero peccato. Ricordo che qualche anno fa lì, ecco dove sventola la bandiera in fondo, a via del Babuino ci furono dei pesanti scontri tra la polizia e i manifestanti. Ecco, ci avviciniamo con lo zoom, quindi per il momento, poi c'è anche una giornata di sole, per il momento tutto sta filando liscio. Beh, ovviamente ancora è presto per trarre dei bilanci, i bilanci si potranno trarre in serata. Comunque Alfano al Viminale ha indetto una riunione, il Ministro dell'Interno, anche la Cancellieri, si sono riuniti per monitorare, per analizzare in ogni dettaglio quello che accadrà oggi, quindi speriamo tutto bene. Si temono infiltrazioni da una parte e dall'altra, addirittura alcuni del movimento hanno parlato di infiltrazioni da parte della polizia con delle cimici e per controllare quello che si dicevano nei loro campi di accampamento qui appunto nella capitale. Per il momento è tutto, quindi sono le 13.20, 13.30, manca un'ora e mezza, a più tardi con l'aggiornamento.